in nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Trieste, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Pittoli Paolo colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Così il giudice Filippo Gulot, nel silenzio dell'aula di tribunale, ha letto la sentenza di condanna a carico di Don Paolo Piccoli, non presente in aula, ritenuto colpevole di aver ucciso l'anziano Monsignor Rocco, trovato cadavere nella sua stanza da letto nella casa del clero adiacente al seminario vescovile di Trieste il 25 aprile del 2014. L'udienza è iniziata stamane alle 9.30. Questo è l'esito finale di un processo lungo e complesso in fase dibattimentale e probatoria, eppure ricco di colpi di scena, come ha dimostrato anche l'arringa finale dell'avvocato difensore Calderone, che non le ha mandate a dire al pubblico ministero Lucia Baldovin. La difesa non vuole sentire quello che la corte si deve ritirare avendo. Se vuole chiedere quanto tempo stiamo. Questo lo potete dire voi, non il PM. Questo lo potete dire voi e ce lo aspettiamo. Ma il PM non deve più dire nulla a riguardo di questo processo. Il sacerdote è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e a rinfondere le parti civili per 40.000 euro ciascuno, interdetto inoltre in perpetuo ai pubblici uffici. Se per l'accusa si tratta di una sentenza quasi corrispondente alla richiesta dei PM, che era di 22 anni, per la difesa si tratta invece di un durissimo colpo da digerire. Non ce l'aspettavamo, siamo sempre stati profondamente convinti dell'innocenza di Piccoli. Però bisogna avere rispetto per le sentenze e di conseguenza dobbiamo leggere le motivazioni prima di poterla criticare nella sede opportuna, ossia dinanzi alla Corte d'Appello, alla Corte d'Assise d'Appello, che è il giudice che dovrà valutare se questa sentenza è una sentenza corretta o meno. Per adesso non possiamo dire altro che va rispettata.